Del traffico impressiona soprattutto perché si tratta di un problema che rivela quanto iniqua sia la ripartizione tra chi genera il traffico e tra chi ne subisce gli effetti. Più o meno tutti generiamo traffico, quasi tutti pensando che siano gli altri a generarlo. Everything is in a state of flux, and it's critical to keep an eye on those changes in travel patterns. L'uso della bicicletta è uno strumento per la mobilità sostenibile, limitato, ma un forte contributo. And to use mobility management to encourage people to make sensible choices when they come to making a change in what they're doing. Today, we're talking about one of the thorniest climate security problems the world faces, city traffic. This event is part of our European Conversations programme, which seeks to facilitate dialogue between the United Kingdom and our European partners on important topics of mutual interest. The purpose of the British Council is to build mutually beneficial relationships between people in the United Kingdom and in other countries. I'm delighted that Luca Carra, President of Italia Nostra, will be our moderator today. May I say how pleased we are to be collaborating with Italia Nostra in bringing this conversation to you today. Mobility patterns are much more complex than they appear at first sight, and they're very much in a state of flux. And unless one understands what people are doing and how people are travelling, you can't begin to suggest the alternatives. Why the focus on cities, though? European cities are about 60% of our population, but 85% of our economic activity, so they're critical to the success of Europe. But they're at the same time a source of many of our transport problems. Cities find it hardest to influence bus services, to introduce a restraint on car use, to modify fares, or to modify land use. So somehow we've set up a situation in which cities know what they ought to do, but find it very difficult to do it. What I want to try and do is firstly to briefly introduce the idea of climate change. Transport is becoming a very important sector of our economy and indeed many other economies around the world in terms of emissions. Some of the other sectors are starting to decline. They're cleaning up their act, they're finding ways of reducing their emissions. Transport's not, it's still growing and represents therefore a very, very difficult area perhaps for us to address and to make significant differences into the future. The models are by no means perfect, and there are an awful lot of models, some which will actually show considerably higher increases, maybe 6 or 7 degrees. What we're less sure about, perhaps, is the magnitude of that increase and the time period over which it will occur. And I think there are still some question marks about those things, but I don't think there really are any question marks about the fact that temperature is increasing. This is a series of maps of the British Isles. The top chart there shows the change we expect. So particularly in the southeast of England, we're expecting to see much warmer summers. So maybe we will become a significant wine-growing region. Il traffico compromette la salute, ma compromette la salute in tanti modi diversi. Cioè, noi sappiamo che a causa del traffico, a causa degli incidenti da traffico, tante persone perdono la vita tutti i giorni.
C'è il problema del rumore e il traffico diminuisce l'attività fisica. E poi il traffico partecipa a quella percezione di vivere in un ambiente sgradevole, anch'esso un fattore di rischio per vivere in completo benessere fisico e psichico. Noi abbiamo delle informazioni di solito frammentarie su questi aspetti negativi legati al traffico. E quando si sono verificati eventi come quelli occorsi nelle prime due settimane del dicembre del 52 a Londra, in cui nell'arco di due settimane, per situazioni climatiche particolarmente sfavorevoli, una inversione termica molto intensa e quindi una impossibilità dell'area di Londra di rinnovarsi, fu osservato un eccesso di circa 4.000 decessi, 4.000 eventi. Questo richiamò subito l'attenzione di tutti sulla nocività dell'inquinamento urbano, sapendo che non esclusivamente, ma in massima parte inquinamento da traffico. Il rischio di infarto è direttamente proporzionale alla concentrazione di polveri che sono presenti due giorni prima l'evento dell'infarto. Ma una stima sufficientemente condivisa nell'ambiente scientifico è che per le polveri a Milano muoiano circa un numero compreso fra 150 e 200 persone l'anno, come valore medio. Però con molta prudenza, perché l'incertezza che c'è intorno è molto grande. There is, I think, some optimism that there are possibilities we could get to where we want to be, but I think there are some very big question marks about whether people are willing to change their lifestyles and behaviour, as they will have to do, I think, and whether a government will ever be strong enough to bring in unpopular measures that will result in those behavioural changes. La cosa che volevo subito rilevare è che abbiamo di fronte, a distanza di 20, 30, 40 anni, una sfida enorme con dei cambiamenti epocali che il mondo della politica, ma anche i cittadini, probabilmente non sono ancora attrezzati ad affrontare nella giusta radicalità. La nostra mobilità cambia enormemente in funzione di quello che è stato il grande cambiamento del mercato del lavoro, molto più frammentata, molto più indifferenziata negli orari, che poi significa anche mobilità. E planiamo sul caso milanese con Andrea De Bernardi. Tutti ci muoviamo, chi più, chi meno, tutti generiamo mobilità e dunque produciamo traffico. I confini di Milano non sono più i confini di Milano, non c'è più Milano, basta parlare di Milano, chiamiamolo in altro modo. C'è un forte incremento degli spostamenti in entrata, credo che si capisca per quale motivo, crescono anche gli spostamenti in uscita, di questo si parla pochissimo, c'è però una tendenza all'allungamento dei singoli spostamenti giornalieri. Prima andavo a comprare il pane dal panettiere a piedi sotto casa, poi sono andato al supermercato di quartiere, adesso vado al centro commerciale, le distanze sono diventate 10 volte tanto. Sottolineo solo l'aspetto di una grande differenza di cui io credo che si debba tenere conto, che è quella oggi anche della mobilità non indifferenziata, ma degli uomini e delle donne che si muovono e che hanno esigenze diverse. Se andiamo a vedere i profili di mobilità si vede chiarissimamente perché la mobilità delle donne è molto più, come dire, asistematica, è molto più frammentata di quella mediamente degli uomini. L'altro aspetto che secondo me è centrale in questo argomento è il discorso della conurbazione crescente. Questo aspetto è in rapidissima espansione a fronte di una offerta di servizi pubblici sostanzialmente stabile. Questo di per sé fa collassare il sistema. Provvedimento Ecopass è un provvedimento in realtà di cui si sta parlando tantissimo, perché è la prima volta che si tenta un modello di questo genere. Giustissimo che ci sia una grande attenzione, l'impatto è anche a volte significativo. È un provvedimento che nasce come provvedimento sperimentale. C'è la piena consapevolezza che i risultati devono essere studiati con una certa attenzione e va valutata con una certa attenzione quali sono gli effetti utili, i possibili problemi che sorgono e quindi le potenzialità di sviluppo e di evoluzione come modello da poter riprodurre o allargare. Io sono per allargare l'esperienza dell'Ecopass. È necessario che le risorse vengano ben
definite e siano tutte risorse da utilizzare per incentivare la mobilità sostenibile, quindi alternativa all'auto privata. There is quite a lot of evidence now that pricing is probably the most effective, but it may be in some ways less equitable. And so there's a trade-off, and we all of us have to choose. C'è un altro modo di concepire il pricing, che è quello di usarlo come strumento, come leva strategica all'interno di una politica della mobilità più complessiva che dice ai cittadini quali sono le alternative. Cosa possiamo usare al posto dell'auto per entrare a Milano? La metropolitana ha problemi di saturazione, non c'è su tutte le direttrici. Il passante ha grandi potenzialità da sfruttare. La cintura ferroviaria di Milano può reggere la realizzazione di linee di metropolitana. Can I say first of all that I thoroughly enjoyed that animated discussion. I wanted to broaden the discussion a bit to look at the wider range of objectives that cities have. Typically, they tend to put too much emphasis on what we call the supply side measures, building new infrastructure, rather than thinking about managing demand. One of the real successes is there's been a growing interest across Europe and internationally in car clubs, bicycle clubs, where the city provides bicycles that people can use for specific journeys. But those strategies have to be developed with the community in mind and with a public understanding of what the problems are and a public and a media awareness of that set of solutions being the best solutions to the problem. And that, for me, at the end of the day, is the key message for any city.